in omaggio alla legge degli ex, Merlin, ex giocatore della Salernitana, segnerà un gol alla sua vecchia squadra. Eccolo, e non siamo che al 12° minuto. Apertasi la via del successo, indispensabile per difendere il primato dall'insidia del Brescia, la Roma ritiene di esserselo assicurato 8 minuti dopo con questo gol di Sundqvist. Ma sarà un errore, anche se Viani e Biancone siano lontani dal sospettarlo. Inascoltato l'allarme dato dal palo colpito da Capas, centravanti della Salernitana. E se nel primo tempo c'è ancora lavoro per D'Ambrosi, nella ripresa, schierata la Roma in difesa, lavora soltanto Albani. Lavoro in pura perdita. Al 10° minuto il mezzo sinistro Bertoloni segna il primo gol che scatena l'ormai rassegnata Salernitana. A 7 minuti dalla fine il pareggio. Porta il nome dell'ala sinistra Fioravanti, ma in realtà è un regalo di Albani. Un regalo fatto indirettamente al Brescia, imbattuto a Piombino.